Che cosa è accaduto? Prima la versione di Hamilton raccolta da Ettore Giovannelli. È chiaro quello che è accaduto. L'unica cosa che posso aggiungere è che devo dire che la condotta di un quattro volte campione del mondo non è stata oggi corretta. È andata così, ho dato tutto oggi per riprendermi dalle difficoltà che ho avuto, ho lottato durante tutto questo weekend, non potevo fare più di quello che ho fatto, quindi posso lasciare questa pista sapendo che ho dato tutto quello che potevo e che il passo che avevamo lo potrò mostrare forse nelle prossime corse. Cosa dire delle frenate però che hai fatto? Ma c'erano state già altre safety car e quindi in quella curva la safety car quindi spegneva le luci e quindi potevo rallentare come avevo già fatto in precedenza. Semplicemente forse lui non ha visto quello che stava facendo. Abbiamo sentito che secondo la penalità non era sufficiente, 10 secondi. Sì, non so che penalità si meriti questo tipo di guida. Però è qualcosa che non ti dà nulla e se uno fa una guida così pericolosa e si prende solo 10 secondi per me è poco. Cambierà il tuo rapporto con Seb? Ci sarà una battaglia più dura? Beh certo, cambierà. Però questo non cambia nulla rispetto a quello che farò io in futuro. L'opinione, la versione di Sebastian Vettel su quanto è accaduto in pista. Chiaramente lui ha lasciato ripartire la safety car la prima volta e uno cerca di stare il più vicino possibile ed è un qualcosa che ha già fatto altre volte. In Cina, anni fa, quando c'è stato quasi un incidente dietro, quindi se ha difficoltà chi è in seconda posizione immaginatevi quelli dietro, non è modo da fare. Non so perché sono stato poi sottoposto a questa penalità, è deludente, avrei potuto fare un risultato migliore. Hai preso 2 punti in più di Hamilton per la classifica. Sì, ma non importa, potevo anche vincere questa corsa, non so perché ho ricevuto questa penalità. Sì, l'ho fatta, l'ho scontata. Non so se mai qualcuno abbia ricevuto 10 secondi. Il rapporto con Hamilton un po' più duro, un po' più agonistico? Il rapporto con Lewis, prima tutto rose, fiori, tutto pace, adesso diventerà un po' più agonistico, un po' più duro. Ma io non ho problemi con lui, secondo me quello che lui ha fatto in pista non andava bene e gliel'ho anche detto. E vedremo a questo punto, comunque la corsa è stata così. No, la decisione è stata presa, secondo me non è stata corretta. Non so quante volte, anche come calciatore, diciamo, uno magari non è d'accordo con l'arbitro, ma secondo me andavano penalizzati al limite entrambi.